Era una delle regate più importanti di questa festa della marineria, il trofeo Mary Perman, giunto alla 22esima edizione, ha rispettato pienamente le attese, confermate da numeri importanti. Roberto Barbieri, si è concluso il trofeo Mary Perman, uno sforzo importante da parte della sezione velica della Marina Militare. Tracciamo un po' un consuntivo. Sì, è stato uno sforzo abbastanza pesante, un impegno che ci ha portato sul piazzale della sezione velica per 3 giornate piene, perché non solo siamo stati protagonisti del trofeo Mary Perman, che vabbè, l'evento rimane l'evento principale per noi, ma abbiamo dato l'assistenza nella messa a mare, recupero di tutte quelle imbarcazioni che ce l'hanno chiesto, che erano impegnate in altre manifestazioni nell'ambito della festa della marineria, dalle vele latine ai flying, a lancioni a remi, no, anche non italiani, in emergenza anche ad altre imbarcazioni. E il trofeo Mary Perman si è chiuso con risultati soddisfacenti, l'attesa è stata ripagata, le aspettative lo stesso, si sono avvicendate, non abbiamo avuto barche che normalmente partecipavano, abbiamo avuto delle barche che sono tornate, quindi la soddisfazione è reale di tutti. Un bilancio positivo, la conferma per un appuntamento ormai storico per la Spezia, si può già ipotizzare qualcosa per il prossimo anno? Sì, inizieremo a pensare al 23esimo trofeo Mary Perman, probabilmente tornerà nella sua data tradizionale, la seconda terza settimana del mese di settembre, perché come se ben sapete è stato anticipato in occasione della festa della marineria.